mentale si crea, lo spazio-tempo cambia ed è dilatato e spesso dipende anche da te. Quindi c'è un ritmo che può dipendere dalla tua interpretazione, mentre nel cinema c'è un ritmo che è dato dai fattori medio esterni. Io sono fortunato perché, diciamo, la mia ricerca va proprio in una direzione di ritmo. Quello che faccio è ricerco sia nel cinema che nel teatro uno specifico ritmo e quindi si tratta soltanto di cambiare il passo, un po' come nella danza, nel senso come passare da un ballo di gruppo al valzer, poi il tango, un po' così. Però la cosa che mi interessa è la danza in generale, tipo teatro e cinema fanno parte dello stesso Luna Park. La prima categoria per me, che mi ha molto ispirato e continua ad ispirarmi, è chiaramente la categoria dei grandi artisti, artisti intesi come tutte quelle persone che hanno assecondato la loro natura, l'hanno fatto con grande onestà, in tutti i campi, cioè dal teatro al cinema, allo sport. Quindi in questa categoria ci metto tutti, cioè da Bruce Lee a Muhammad Ali, a Massimo Troisi, a Marcello Mastroianni, ad Antonio Rezza, a Gigi, anche Vasco Rossi, tantissimi, cioè c'è una lista lunghissima di persone che mi hanno regalato qualcosa che poi mi ha portato a fare dei passi avanti rispetto al mio percorso. Poi c'è un'altra che invece riguarda il territorio dove sono nato e che riguarda profumi, sapori, le persone fisiche, i miei parenti, i miei genitori, mio nonno, che sono le persone con cui poi sono nato, mi sono cresciuto. E poi un'altra categoria che è quella che mi sta più a cuore, che è, diciamo, la categoria un po' delle persone semplici, anche degli emarginati un po' della società. Spesso vengono indicati come pazzi o come artisti. Ad esempio, io ho cominciato a fare probabilmente anche l'attore, perché qui da noi spesso quando tu dici che uno è un artista oppure è un filosofo, c'è anche quel pezzettino dispregiativo per dire quello è un artista. E in questo disprezzo ci ho trovato tanta libertà. Ho detto, caspita, allora se lavori nell'arte, sei un artista, puoi fare quello che vuoi alla fine. E quindi mi sono subito instradato in questa direzione qui. E gli incontri ti cambiano la vita. Io nel mio percorso ne ho fatti tanti che mi hanno proprio lanciato verso nuovi sentieri, così. E poi tante esperienze. Andando avanti, anche le scene fatte davanti al fuoco, sotto le stelle, appunto magari con il gruppo scout, nella natura, con il fuoco, in questa atmosfera onirica, oppure andando più avanti l'incontro con Carlo Formigoni, che è stato il mio maestro di teatro e di vita, comunque, poi l'arrivo alla Paolo Grassi, anche nella scuola. Non lo so, cioè già non lo so è una buona risposta. Credo che sia stato una serie di incontri, però cioè, mi viene da dire che si sente sempre un po', nel mio caso è stato come un odorare, cioè ha a che vedere un po' con i cinque sensi, no? È come sentirsi proiettati verso qualcosa che ti appartiene un po', quindi magari sono entrato in un posto che potrebbe essere per dirti il teatro e ho sentito che quel posto mi apparteneva. Avevo l'esperienza, quindi sono andato così, un po' quando senti il vento e ti fai condurre così come fosse un veliero, no? È il vento che decide, in quel periodo là sono riuscito ad ascoltare questo vento. C'è uno spettacolo che si chiude con questo veliero che viene creato da pezzi del palcoscenico. Ad un certo punto il pubblico vede questo veliero che si alza in teatro e il pubblico da seduto si ritrova seduto su un veliero, perché la prua è verso le quinte. Se dovessi appunto pensare al
diciamo, a questo, al percorso, che poi è comunque un percorso che riguarda la vita, penso al veliero, penso veramente ad una nave che proprio viaggia con il vento, dove il vento alcune volte c'è, alcune volte non c'è, alcune volte le vele bisogna ammainarle. Sicuramente l'incontro con Carlo Formigoni è stato il momento in cui ho realmente capito che c'era una possibilità in più. È stato lui a dirmi che avevo le carte per propormi ad un'accademia di teatro. Allora, la storia romantica va in questa direzione qui. Io quando ero agli scout, nel gruppo scout, mi hanno consegnato ad honorem una specialità che era la specialità di attore. Di lì ho fatto uno spettacolo al Teatro Verdi dal titolo Pazziam, che era ispirato ad una commedia di Edoardo De Filippo, Uomo galantuomo, messa in scena da una grandissima compagnia di Martina che è scena muta. E lì, dopo quello spettacolo, nel pubblico c'era un'amica di mio padre che lavorava con Carlo Formigoni e mi propose di fare un laboratorio con Carlo. Avevo circa 16 anni e mi sono ritrovato con altri attori più grandi di me a fare questo laboratorio con Carlo Formigoni. Finito il percorso di laboratorio con Carlo, è stato anche lui a propormi di continuare a fare degli incontri e ho cominciato a lavorare con lui. Dove sarà Donato De Mita tra 10 anni? Spero di essere qui, sicuramente, con attorno delle persone che mi vogliono bene e continuando questa eterna ricerca di questa sensazione, no? Di questo ritmo, di questo io faccio così, ma la risposta è questo movimento qua. Perché ad esempio quando tu definisci qualcosa, appunto, definire, la finisci, no? La chiudi. Quindi invece a me piacciono tutte quelle cose che non riesci a definire, no? Che sono le cose più grandi anche rispetto a quando vedi uno spettacolo, un film incredibile, esci da teatro, esci dal cinema e non riesci a dire, beh, sai, questa parte, ti viene da dire, lì, cioè, diamoci no? Questa sensazione qui, ecco, quella è la mia ricerca, cioè riuscire a capire di che si tratta, no? Quando guardi qualcosa che ti piace molto, ti senti rapito e non riesci a definirla. Quindi tra 10 anni mi aspetto di essere in questa situazione di precaria luce, comunque, insieme a tutti, cioè tutti noi, per esempio.